Anche quest'anno abbiamo sorprese positive dalla Avelumab, anche qui a Barcellona. L'Avelumab è entrata nella nostra pratica clinica e l'ha sconvolta negli ultimi anni, cambiando radicalmente il trattamento del tumore uroteliale in fase avanzata. Qui quest'anno a Barcellona, all'ESMO 2024, sono stati presentati due interessantissimi poster. Uno è una postdoc analisi dello studio che tutti conosciamo, la JAMA 100, e un altro è un poster di Real World francese che coinvolta in circa 600 pazienti, quindi un numero molto importante. Il primo ha mostrato che i pazienti che rispondono al trattamento lo fanno per tanto tempo. Infatti il 20% dei pazienti che hanno un beneficio dal trattamento con l'Avelumab l'avranno gli anni successivi per addirittura il 90%, sia in termini di overall survival, sia in termini di progression free survival. La difficoltà nella pratica clinica e nel futuro con l'ingresso di nuovi farmaci è l'individuare il corretto paziente. A questo ci vengono incontro i dati della Real World Analysis, questa francese, che ha detto che i pazienti che rispondono bene e per tanto tempo al trattamento sono pazienti con determinate caratteristiche, in particolar modo i pazienti con un PS 0 e 1 e i pazienti che hanno ricevuto in prima linea il cisplatino, che si quindi conferma essere un farmaco chiave nel trattamento di questi pazienti. Possiamo dire che quindi selezionare un corretto paziente è fondamentale per avere un beneficio a lungo termine da questi trattamenti e un domani, quando più farmaci verranno nella nostra pratica clinica, scegliere il corretto paziente e il corretto farmaco sarà fondamentale non solo per un beneficio del paziente, ma anche in termini di farmaco economia per il nostro sistema sanitario.